prossima ed è egiziana, quindi abbiamo pure delle relazioni con l'Egitto. Ora passo la parola all'ambasciatore del libro, Enzo Casselli, giornalista insieme a Rino Sottino della Dina Flash. Buonasera e grazie a voi per la vostra presenza. Noi abbiamo sentito parlare di pace, ma la pace significa anche conoscere chi ci sta davanti e anche chi è lontano e chi è diverso da noi. E io attraverso Facebook ho conosciuto una poetessa libanese e ho stretto con lei un rapporto molto intenso, sia a livello poetico, sia a livello di trasmissione di sentimenti. Il primo messaggio che lei mi ha mandato è stato questo: la poesia ci collega a ciò che è più profondo in noi stessi, ci dà l'accesso ai nostri sentimenti, spesso oscuri, e ci si impegna nell'arte di darle un significato, si allarga lo spazio tra la nostra vita interiore. Si tratta di un magico, misterioso, inspiegabile, anche se non incomprensibile, evento di linguaggio. Qui parliamo in una sua poesia. Aveva trasmesso un senso di solitudine, che è una caratteristica purtroppo delle donne arabe, per diciamo per l'ambiente in cui vivono, che per la donna è molto difficile. Ed io gli ho risposto con una mia poesia, a lei dedicata, perché io avevo perso la mia adorata Cristina 2 anni prima e quindi io soffrivo dello stesso sentimento. E quindi quel sentimento ci ha accompagnato in questa poesia che a lei gli ho dedicato e in cui lei è rimasta piacevolmente sorpresa. Nisrine. Un dolce suono d'oriente investe il mio cuore. Le nostre solitudini si sfiorano in un sospiro portato dal vento. Nisrine, il Libano è dentro di me. Il tuo sguardo confonde i miei occhi. Le nostre solitudini si stringono ora in un abbraccio, senza tempo. Nisrine, ti guardo. Lo spazio abbandona il suo posto. Sei accanto a me. Ed è proseguito questo rapporto perché poi lei mi ha tradotto in arabo la mia poesia. Non me la leggo in arabo perché non lo so, me la leggo come lei la. Come io l'ho tradotto da quello che ha scritto lei. Cade la pioggia, raccolgo le gocce una ad una, sono gocce d'amore. Il cielo le invia a bagnare il cuore degli uomini, sono gocce d'amore. L'amore scende dal cielo, bagna la terra, alza gli egoismi, sono gocce d'amore. O cielo che guardi l'uomo in cerca di se stesso. Come può vivere senza amore? Ecco, la pioggia scende, copiosa, una tempesta d'amore. Sono solo gocce, gocce d'amore. Poesia del poeta italiano Enzo Casselli. E si chiama Shravana Dutt. Lei ha combattuto e sta combattendo molto per la libertà della donna araba
maschilismo, diciamo, e ultimamente lei ha scritto una commedia che si chiama Le gabbie, dove ci sono quattro donne rinchiuse in queste gabbie che raccontano la loro storia di donne in oggetto. Questa donna fa conferenze in tutto il mondo, soprattutto a Parigi, ha fatto molte conferenze. Quindi io credo che conoscere un mondo che è lontano da noi ci porta anche a comprendere queste persone e costruire così un senso di amicizia e di incontro che ha come fine, secondo me, due parole, pace e amore.